Allora con Pamela Messina dell'Aragona Arabians per parlare di un evento molto importante, quello più atteso dell'estate. Che cosa fate vedere al pubblico? Tra l'altro ci sono tantissime persone. Allora, noi principalmente, per noi è un saggio di fine anno, però è contornato comunque da diversi artisti che comunque cavalcano le scie europee e tra l'altro abbiamo i ragazzi del progetto delle Isole d'Amore, quindi ci sono ragazzi disabili che lavorano con i cavalli e quindi hanno questo momento un po' loro per far vedere i miglioramenti che hanno fatto nel tempo. Quindi diciamo che ci sono un sacco di cose che, per questi nostri ragazzi, per farli stare a contatto con questo animale che comunque fa tanto bene all'anima. E la cosa più bella è che artisti internazionali, tra questo c'è ovviamente Bartolo Messina, insomma c'è Fatti in Casa Propria. Sì, c'è Bartolo che comunque ci fa questo regalo a noi ischitani, a noi del Cretaio, a noi tutti ischitani per farci vedere le sue qualità, le sue abilità con i cavalli, quindi siamo molto fortunati. Pamela, un'attività la vostra che cresce di anno in anno, ormai possiamo dirlo, e i numeri insomma dei tanti bambini lo dimostrano, però questo è uno dei tanti eventi che fate. Siete contenti? Quali sono le prospettive per il futuro? Facciamo un po' il bilancio delle vostre attività. Allora, guarda, hai toccato proprio un tasto, diciamo, che mi interessa, perché ci sono alcuni dei miei ragazzi che stasera non partecipano allo spettacolo perché sono a Roma e sono impegnati con le Poniadi, che per noi è un conseguimento molto importante, perché siamo stati selezionati dalla Regione Campania per far parte proprio della squadra della Campania per competere con i nostri pony, per cui è fonte di orgoglio per noi questa cosa, perché noi piano piano dalla nostra isola ci facciamo comunque conoscere e ci difendiamo alla grande, per cui che ben venga tutto il resto poi. Quindi è un punto di partenza sicuramente, anche a livello agonistico.